se prendi anche stavolta la sanguinella, è talmente astringente che quando la mangio mi sento come un tacchino ripieno. Prendo cimici estive ricoperti al cioccolato o al burro di noccioline. Ciao Bill. Ciao Fred. Ehi, ti basterà tutto quel ghiaccio? 1, 2, 3, 30, 40, 41, 42. Hai ragione Bill, ma dove ho la testa? Non sono più al Polo Nord, non è vero? Devo prendere altro ghiaccio? Fred, stavo solo scherzando. Affogato i girini, stracciatella di libellula. Ah, speriamo che la temperatura sia giusta. Devono stare al freddo, molto freddo. Ah, vorrei tanto essere un chiosco di gelati. Che sballo! Eh sì, hai visto quanti nuovi gusti? No, 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 è lei che è uno sballo, non è vero? Perché non ci vai a fare due chiacchiere? Non ce la faccio, non saprei cosa dire. Ma qualche volta si deve anche rischiare. Hop. Sono molto belle le tue borse da ghiaccio. Non è da tutti i pennuti un look simile. Scommetto che tornano utili se si porta in giro il gelato tutto il giorno. Vuoi una dimostrazione? Io credo di amarti. Come, scusa? Ha detto che si chiama Fred. Ciao, io sono Ginger. E si stava chiedendo se ti piacerebbe andare a vedere la nuova mostra al Museo Antichi Pesci dell'Artico. Vero, Fred? Ah, passami a prendere venerdì alle 5 in via della migrazione numero 12. Assolutamente sì. Credo che tu le piaccia molto. Che è successo? Non posso uscire con lei. La sua vicinanza mi frigge il cervello e mi fa arrotolare la lingua. E poi, come la porto in giro? Ho solo dei blocchi di ghiaccio, non è vero? Puoi prendere il mio scooter. Grazie, ma non ho neanche la patente. Guidare mi rende nervoso, nervosissimo. Una volta ho provato a dare l'esame, ma andavo sempre addosso alle cose e me le trovavo davanti allo scooter. Fa troppo caldo qui dentro, non è vero? Le dispiace togliere le zampe dall'affogato ai girini? Che vuoi che le importi se non guidi uno scooter? A me importa, non voglio andarla a prendere sui blocchi di ghiaccio. Penserebbe che sono strano. Ah, è una follia, io sono un pinguino e lei un'anatra. Non potrà mai funzionare. Mi son preparato e che fare non so. Che fare non so. Ho perso la testa e la lingua più, no no! Avanti o indietro, come vi pare, ne vero? Ciao Bill, se sei passato per la cena non c'è un becco da mangiare oggi. Tu adesso vieni con me, voglio aiutarti a prendere la patente per lo scooter. Questa si chiama manetta, se la giri verso di te, lo scooter accelera. Se ti vuoi fermare devi solo premere questo freno. Puoi mostrarmelo di nuovo? Avanti, fermo. Ancora, per favore. Avanti, fermo! Scusa, ancora una volta. Fred, perché non monti in sella? Così prendi confidenza col Vespino. Si muove, non è vero? Neanche un centimetro, poi il motore è spento. Però forse dovresti toglierti quei ghiaccioli. Non posso, mi mantengono fresco, calmo e concentrato. Hai visto? Non hai niente da temere. Io non sono capace, mia madre non lo era, mio padre neanche, nessuno della mia... Ci sono io qui con te, non ti accadrà nulla. Dai solo un po' di gas. Troppo gas! Scusi tanto, signora. Ragazzi, che problema, un grande problema. Oh, mi sento stordito, non è vero? Fai un paio di respiri lunghi e profondi, così magari ti calmi. D'accordo, concentrati sul perché lo stai facendo. Hai ragione, lo sto facendo per Ginger, la ragazza dei gelati. Al diavolo i problemi. Problema è il mio secondo nome. In realtà il mio secondo nome è Fredo, ma non fa niente. Bene, stavolta dovrai dare un po' meno gas e evitare di prendere l'idrante. Meno gas, evitare l'idrante, meno gas, evitare l'idrante, meno gas, meno gas. Bene. Così. Perfetto. Credo che ci serva un po' di aiuto. C'è solo da stringere qualche vite. È già un bel po' che ho questo marchingegno.
Con questo Clarissa è diventata un asso della strada. Fred, tieni gli occhi fissi sullo schermo. È come guidare su una vera strada, quindi se vedi un segnale di stop ti fermi. Se vedi un altro mezzo che ti viene incontro, cambi delicatamente corsia e vai avanti. In un batter d'ali guiderai come un'anatra. Pronto? Bene. Oh, ho urtato qualcosa, non è vero? Niente paura, pinguino. Con la pratica si arriva alla perfezione. Oh, no! Aspetta, vengo a dare un'occhiata e poi rimettiamo in moto. Devo essere realista, i pinguini sono negati come conducenti. No, non sei negato, hai appena iniziato la tua sfida. Mi tieni questa un momento? Non so perché non ci riusciamo, perché non abbiamo le gambe, non è vero? Forse per questa forma a mezza clessidra o forse per... Fred, guarda, stai guidando alla perfezione. Davvero? È uno spettacolo. Dammi un po' questa lente. Fred, tu non sei negato a guidare perché sei un pinguino. Il motivo è solo che sei orbo come un pipistrello. Sul serio? Sicuro, ma certo, com'è che non mi è venuto in mente prima? È risaputo che i pinguini soffrono di debolezza alla vista. È ora che tu prenda la patente. Ecco fatto, sei pronto? Sono un po' nervoso, non vorrei urtare niente. Stavolta non passerei se succedesse, ne vero? Non succederà, Fred, tranquillo. Adesso che hai i tuoi occhiali da vista, sei pinguino, il re della strada. E se andasse male, se cominciassi a sudare, non è un buon segno il sudore. Smettila di preoccuparti, andrà tutto liscio. Soprattutto adesso che l'istruttrice di ferro non lavora più qui. Credo sia per metà oca, è molto ostile. Oh, attenti, pinguino semplice, è l'ora del tuo esame. Istruttrice di ferro, credevo si fosse dimessa. Mi sono rimessa. Che cos'hai da guardare, braghe di ghiaccio? Vai a metterti in postazione. Tu aspettalo qui, sono certa che dopo avrà bisogno di un passaggio. Ricordati, sei il re pinguino. Avanti, marsh! Sono pinguino, il re della strada. Sono pinguino, il re della strada. Sono pinguino, il pericolo della strada. Sono pinguino, l'orbo della strada. Tieni entrambe le ali sul manubrio. Ma i miei occhiali. O esegui gli ordini o ti faccio di volata. Spazza 13 ore 12. Sei pazzo, pinguino, compagnia. Niente paura, adesso ci vedo. Fa attenzione ai dossi. Quali dossi? No. Ti ordino di fermarti. No, devo prendere la patente. La ragazza di gelati mi aspetta, ne vero? Ti supplico di fermarti. Si tenga forte. Aiuto, un pirata della strada. Tempo. Magari è successo qualcosa di terribile. Oh, ma perché ho spinto Fred a farlo? Mi sto comportando come lui. Sarà andata benissimo. Non ho urtato niente, Bill. Niente di rilevante. Qualche scatola di tonno. Pensavo che mi sarei fatto prendere dal panico. Invece no, sono stato fantastico. Posso avere la mia patente, ne vero? Tu non toccherai più uno scooter neanche con una piuma. E dopo di ciò mi dimetto. E stavolta per sempre! A quanto pare questi non mi serviranno più. Mi dispiace tanto. Avrei dovuto mettere la freccia prima di girare. Dovrò disdire il mio appuntamento. Bill, puoi darmi un passaggio? Dovrà pure esserci un altro modo. No, devo darci un taglio. Non c'è futuro per noi, né vero? Fred!
sei un po' pochino in anticipo? Hai messo dei blocchi di ghiaccio? Sì, ti ho copiato l'idea. Sono fantastici per andare in giro e utili per mantenere fresca una ragazza. Ah, bene. Vuoi andare al museo, allora? Certo. Avete bisogno di un passaggio sul mio scooter? No, grazie. Abbiamo i nostri blocchi di ghiaccio. E uno scooter può essere così imprevedibile, non è vero?